L'invito, torno volentieri a Pontecorvo anche nella mia esperienza scolastica qui a Pontecorvo. Saluto con affetto il sindaco Anselmo Rotondo, la delegata alla cultura Monica Rotondo, gli amici tutti, Roberto Lupi lo conosco da una vita quasi per esperienze comuni all'Università di Cassino. Saluto tutti gli amici, anche al liceo appunto, sì, e quindi partecipo volentieri a questo incontro. E perché Colfenice? Perché siamo stati invitati, grazie all'impegno culturale di Angelo Garcia, qui presente, che saluto, che qualche anno fa abbiamo pubblicato sulla nostra pubblicazione annuale, Quaderni Contragonesi, che è qui presente, un ottimo intervento del professor Domenico Scarpoglio, qui presente, che saluto affettuosamente e ringrazio per il suo interesse verso il nostro territorio. Un articolo su Pulcinella, massone presentato e rappresentato a Soria, vero professor Scarpoglio? Sì, eravamo nel 1746, se non ricordo male, quindi in epoca veramente antica, quando ancora il nostro territorio faceva parte del Regno di Napoli. E quindi pubblicammo su questa nostra rivista, su questa nostra pubblicazione annuale, questo ottimo intervento e da ciò è iniziato questo interesse per Pulcinella anche da parte di questo nostro piccolo comune. E sosteniamo anche noi ovviamente questa candidatura e plaudiamo tutti coloro che vogliono impegnarsi perché Pulcinella è un artista internazionale. A questo riguardo, ecco, ho fatto qualche ricerca anche per i miei studi precedenti in Inghilterra e ho rilevato che Pulcinella è un personaggio che era arrivato in Inghilterra, professor Scarpoglio, già nel 1500, nel XV secolo appunto, ed era noto già lì come Pulcinella. Tanto è vero che in un periodo in cui ci fu, nel 1660, la restaurazione dopo il periodo della Repubblica di Cromwell, un diarista famoso, Samuel Pepys, ebbe a parlare di Pulcinello, che veniva rappresentato nei dialoghi di Londra come il grande rappresentante della commedia dell'arte italiana. Voglio dire a questo riguardo, ecco, mi sia consentita una parentesi, non perché io abito in Inghilterra e la lingua inglese. Ma il fatto stesso che all'epoca già la Gran Bretagna, l'Inghilterra, ospitasse artisti di altri paesi europei significa che era già aperta al mondo. Ora il fatto della Brexit è un problema a sé stante, ma voglio dire che il mondo è sempre stato aperto, l'Europa è sempre stata aperta, ma peraltro da quando i Romani arrivarono in Inghilterra. Bene, in quel periodo appunto ci furono rappresentazioni di Pulcinello presso i teatri londinesi, e che significa 1660, era il periodo in cui Carlo II ritornò sul trono e quindi volle dare anche fasto, giovialità alla nuova era dopo il periodo, non dico cupo, il periodo severo di Cromwell. Ebbene, anche dopo sono continuate queste rappresentazioni e quindi Pulcinella, sia pure sotto il nome diverso, anglicizzato di Pulcinella, è rimasto in Inghilterra a lungo. Ma c'è di più, il nome è stato anche traslato in Punch. Punch, molti di noi forse ricordano, è stata un'ottima rivista di satira inglese, pubblicata per 150 anni fino alla fine dello scorso secolo, ripresa all'inizio di questo secolo e poi tramontata. Ma era una rivista satirica che si rifaceva proprio a questa commedia dell'arte italiana, quest'arte sia pure mutatis mutandis, cambiando ovviamente il clima geopolitico, sociale tra Napoli e la Gran Bretagna e Londra. Ebbene, ancora oggi la parola punch, peraltro potrebbe significare pugno, anche in ciò vorrebbe dire una spinta satirica, intende rappresentare appunto questa satira nel nome di Pulcinella. E quindi ecco, voglio portare questo mini contributo per dire quanto il personaggio di Pulcinella sia veramente internazionale e meriti quindi di essere additato, di essere considerato, di essere candidato appunto a quanto il professor Scarpoglio sostiene da tempo. E grazie, semmai posso dare un contributo anche io successivamente. Grazie. Grazie.